Ciao e benvenuto sul mio canale, io sono Marco e prima di cominciare ti ricordo di iscriverti, lasciare un like, un commento, seguirmi anche sul mio sito personale che è marcolemanti.it oppure andarti a iscrivere anche alla mia pagina Facebook e al gruppo che si chiama Home Recording by Marco Lemanti, dove potremo scambiare commenti, condivisioni e accrescere un po' la nostra conoscenza del mondo dell'home recording. Ok, era circa una settimana che non pubblicavo un nuovo video, questo perché? Perché ho ricominciato in studio con i lavori proprio di produzione dei dischi che avevo in sospeso. Quindi oggi riesco a ritagliarmi un attimo del tempo per presentarti un nuovo plugin. Settimana scorsa, e penso sia ancora in offerta, la Valhalla, che è un'azienda che fa delay, riverberi, ha messo gratuitamente questo prodotto. Voilà. Il Valhalla Supermassive, che è un delay completamente gratuito, che non pesa tantissimo, è molto leggero, quindi potete caricarlo tranquillamente, che ha sia delle cose standard che delle cose un po' particolari. Vi faccio vedere, faccio sentire velocemente prima i riverberi un po' tradizionali e poi proviamo a mettere qualche preset di riverbero particolare. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, ti ricordo sempre di iscriverti al mio canale, lasciare un like, un commento e seguirmi sui canali social. Andiamo con la presentazione. Più o meno questi sono gli effetti di riverberazione standard. Vedete, abbiamo uno space verb, mettiamolo un po'. Io li sto trattando in parallelo, quindi mi piace sempre avere la parte dry e una mandata effetti dove poter vedere. Che cosa abbiamo di impostazioni? Qui ci sono le modalità Gemini. Qui va aggiunto qualcosa, Centaurus. Sagittario. Qui ripete l'eco con molto riverbero. Andromeda, lungo riverbero ripetuto, eco molto lungo, sentite come apre. Questo ha eco singolo e bassa densità, e questo ovviamente singolo con medium density. Sì, questi sono vari modi con cui io prima ho provato il Gemini, ho messo
E poi qua abbiamo i preset. Poi andiamo a vedere le cose un po' più sfiziose, che sono questi qui. Partiamo da zero e andiamo a inserirlo. Qua veramente ci si può sbizzarrire a fare i suoni del come si dice? No, ho sbagliato. Dov'è finito Pro Tools? Ok. Come vedete in questo plugin potete veramente sbizzarrirvi a provare a creare dei delay, dei riverberi particolari, delle cose un po' particolari. E, tra l'altro, si può anche usare secondo me come riverbero tradizionale. Quindi io metterei Gemini, si prende un riverbero, una stanza small. Questo qua è molto carino, sentite. Estremizziamo niente. Quindi, secondo me, questo è un preset molto carino. Sentiamolo. Benissimo, c'è poco da dire. Secondo me i plugin della Valhalla sono fatti veramente bene, suonano molto bene, non costano carissimi e soprattutto non impallano quello che è il problema della CPU, perché non sono grossissimi, quindi secondo me sono un buon compromesso se avete un computer non tanto performante. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like, un commento, iscrivervi al mio gruppo Facebook Home Recording by Marco Allemandi, commentare anche lì, postare i vostri mix, i vostri dubbi, le vostre recensioni, postate quello che volete, ovviamente nel rispetto delle regole che ci sono. E vi invito anche a visitare il mio sito che è www.marcoallemandi.it. C'è anche una nuova sezione dedicata che si chiama Consigli per gli acquisti, che io aggiorno costantemente con i prodotti che ritengo più interessanti per l'home recording. Quindi, detto questo, ti saluto e ti ringrazio per aver partecipato ai miei video. Ciao!